Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Buongiorno! Siamo qui per seguire uno degli appuntamenti fissi di ARF, che è quello dedicato alle Lectio Magistralis. Lectio Magistralis, che, come magari lo dico solo a uso e consumo di chi, e siete tanti, sono venuti per il maestro Vittorio Giardino, quindi magari è la prima volta che vedono questo format, è un format in cui un maestro del fumetto si mette qui davanti a voi e esplora la sua vita, racconta le sue esperienze, guidato, condotto da un moderatore, di un conduttore d'eccezione. Ogni volta noi costruiamo queste Lectio Magistralis in maniera tale da restituirvi un'esperienza che sia abbastanza unica e indimenticabile, perché noi che lavoriamo nel mondo del fumetto, comunque delle arti, del cinema, della cosa, abbiamo sempre quegli aneddoti legati a dei momenti specifici delle nostre vite in cui abbiamo sentito qualcuno che noi magari ammiravamo, di cui studiamo un lavoro, dire qualcosa che improvvisamente ci apriva la testa. Questi momenti qui, che negli anni precedenti hanno avuto talenti come Lorenzo Mattotti, Tanino Liberatore, Milo Manara, grandi maestri del fumetto italiano, ogni volta ci regalano un'esperienza che definire unica è poco, e soprattutto che definire stabile dentro di noi, con quello che ci lascia, è la base. Per costruire questa Lectio abbiamo voluto con noi una persona, un autore, un regista che già ci aveva dimostrato di valere tanto, perché aveva condotto la Lectio Magistralis con Lorenzo Mattotti. Esatto, un osso duro, nel senso, una Lectio che era difficile da tenere e contenere, eppure lui ci è riuscito alla grande, talmente tanto che ci hanno detto, abbiamo avuto dei feedback su questa cosa, forse con te non ne abbiamo mai parlato, in cui ci hanno detto è la migliore Lectio a cui abbiamo mai assistito. Allora, nel momento in cui avevamo qui l'onore di avere un gigante del fumetto come Vittorio Giardino, abbiamo detto richiamiamo il migliore a condurre le Lectio. Quindi vi chiedo un applauso per l'autore e regista Renato Chiocca. Ben arrivato, ben arrivato. Grazie Mauro, grazie mille Mauro. Mauro ti dà sempre questa grande... Insomma, le premesse sono importantissime con Mauro Uzzeo. Allora, grazie Mauro, sono lusingato di aver risposto a questo invito, e questo era soltanto un momento di introduzione, perché ogni volta, naturalmente, spero di essere all'altezza della presentazione, ci vuole, non dobbiamo fare altro che metterci in ascolto, questa volta appunto con Vittorio Giardino. Adesso sì che potete applaudire. Grazie. Questo mi hanno dato, questo lo devo tenere e si sente vicino. Poi, ma tu dove stai? Sulla... Mi metto qua, sul trespolo. Cioè non c'hai neanche lo schienale. Neanche lo schienale, no, vabbè, sul trespolo. Vabbè. Allora. È migliore, pensate gli altri come li trattiamo. Allora, Vittorio, metto qua, eccoci qua. Intanto bene, va bene qua. No, teatralmente aiuta a riempire il palco, no? Ho capito, ho capito. Dai, la poltrona. Adesso sì. Adesso. Ma guardate che è lui il grande artista. Ma io sto bene sulla sedia, dai, dai. Però non ti abituo a troppo. Allora, Vittorio, vorrei liberamente, mi piacerebbe solo partire da una premessa. Molte persone che sono qui hanno fatto delle scelte di vita, non soltanto nel leggere i fumetti, ma anche nel decidere di farli.
i fumetti, perché il fumetto c'è chi ci cresce nella lettura, c'è chi si stampa nell'immaginario, c'è chi decide di lavorarci e cerca di lavorarci sin da bambino. Spesso qui ci sono, l'ARF è una grande occasione anche per presentare dei lavori agli editori, l'ARF è un festival dedicato agli autori e anche a quelli che, gli aut- che autori vogliono diventare. E quindi queste occasioni, questi talk sono anche, come dire, dei piccoli stimoli per quelli che possono essere delle scelte di vita. E la tua scelta di diventare un fumettista, che è stato immediatamente, è stata fatta da grande, da laureato, da professionista, da maturo, da ingegnere. Ci racconti questo passaggio, cioè di dire, tu, parte tra l'altro del tuo mondo narrativo, Vittorio Giardino, sapete, ha viaggiato moltissimo nel mondo, ha raccontato un po' come Salgari, no? Ci ha fatto viaggiare. Come ingegnere avevi viaggiato e spesso alcune di quelle esperienze sono entrate anche nei tuoi fumetti, sì, nelle tue suggestioni. Sì. Come hai fatto questa, sì, scelta di vita? Prima, appunto, di tutto vediamo se si sente. Si sente? Questo aggeggio qua, se funziona, che mi dà un po' fastidio, devo dire, preferivo il gelato, ma pazienza, siccome dopo pare che debba lavorare anche con le mani. No, ecco, allora, questo è un rapido discorso solamente per gli aspiranti professionisti, diciamo così. Io posso solo raccontare, diciamo così, la mia esperienza personale e le conclusioni che ne ho tratte un po' in generale, ma senza la pretesa assolutamente che questo costituisca una regola, insomma, assolutamente no. Io ho sempre avuto una passione, direi irrefrenabile, per il disegno, fin da bambino, fin da prima di saper scrivere, in sostanza. E spesso questo disegno si applicava a scene, diciamo, reali, complesse. E naturalmente quando ero, diciamo, alle elementari, io mi divertivo a disegnare, mi avevano regalato dei soldatini con cui giocavo, ma naturalmente sono delle pupazzetti, diciamo, piccoli, in scala, su cui io immaginavo battaglie, cose varie, ma che però stavano lì isolati sul tavolo, cioè non c'era l'ambiente. Quindi io da bambino disegnavo dal vero i soldatini, però poi aggiungevo l'ambiente, che, ah, ecco, appunto, che era invece inventato, perché volevo ricreare quel mondo nella sua maniera completa, diciamo. E questo più o meno ho continuato a farlo per sempre. Però, come potete vedere dal bianco della barba, io ho una certa età e quando io ero ragazzo i fumetti erano qualcosa di veramente spregevole, per cui io ero un grande lettore di Paperino, la mia prima grande passione è stata Paperino e conosco a tutt'oggi dei racconti di Paperino, li conosco veramente, vi assicuro, a memoria. E su qualcuno ci ho anche tenuto delle conferenze, cioè per dire che non li ho mai dimenticati. Però all'epoca era impensabile che una persona, diciamo, con un minimo di serietà potesse professionalmente fare dei fumetti. Quello era proprio non era un mestiere, era una cosa un po' tremenda. Quindi io ho avuto un mio corso di studi assolutamente regolare. Ho fatto il liceo classico, l'università, facoltà di ingegneria, laureato per fortuna tutto molto in fretta, in modo tale che dopo quasi 9 anni di ingegnere mi ero un po' stufato, diciamola così. La passione del disegno era stata coltivata per tutti gli anni precedenti, ma non
ahimè, da quando avevo cominciato a lavorare. Perché lavorando come ingegnere, non industriale, ingegnere elettronico fra l'altro, quindi mi occupavo di computer quando sono nati praticamente, e beh, dopo di tempo non ne avevo più, avevo giusto ogni tanto qualche domenica. Evidentemente questa cosa ha cominciato a farmi soffrire, non bastava, e finché appunto ho deciso di ritornare, di dare spazio alla mia vecchia passione, facendo una considerazione che potrei consigliare a chiunque, anche se è un po' un consiglio a delinquere, e cioè, siccome, almeno parlo per me, siccome una buona parte della mia vita, direi forse la maggioranza, io la passo a lavorare, sarà bene che quel lavoro mi diverta, perché se no, voglio dire, proprio non ho voglia di soffrire, lavorare e soffrire, passare la maggioranza della mia vita a soffrire. Quindi non ho nessun rimpianto, perché avendo cambiato lavoro ormai da più di 40 anni, io mi diverto a lavorare oggi come 40 anni fa, come mi divertivo a disegnare da bambino. E questo è una cosa che non apprezzo, sinceramente non apprezzo. No, ma calma, grazie mille, ma ecco, questo è dal punto di vista personale, però per rispondere e anche cercare di chiudere l'argomento, certo. Se no stiamo qui 4 ore, vi posso dire che non basta la passione, purtroppo, ci vuole anche la fortuna. E io ho avuto molti colpi di fortuna nella mia vita, dal punto di vista professionale in particolare, alcuni quasi incredibili, poi se volete ne possiamo anche accennare qualcuno. Se non li avessi avuti, chi lo sa come sarebbe andata a finire. Ecco, questa è la verità. Diciamo però un'altra cosa. La passione, cioè il divertirsi a fare una cosa per la cosa in sé, indipendentemente che poi venga pubblicata, non pubblicata, che renda dei soldi. No, no, proprio ti diverti a sporcare un foglio. Ecco. E questa cosa aiuta molto a non sentire la fatica. E i miei inizi, per diciamo un 2 anni e mezzo praticamente, da quando decisi di fare fumetti professionalmente, ed ero già, avevo quasi 30 anni, ero adulto, cioè avevo bisogno di guadagnare, non è che pagava la mamma, insomma. Quindi avevo fretta di arrivare a un punto in cui entrassero anche dei soldi. Io per 2 anni e mezzo, 2 anni e qualcosa, insomma, ho disegnato tutti i giorni e spesso anche qualche notte. Tutti i giorni vuol dire tutti i giorni, cioè Natale, Capodanno, Ferragosto, tutti i giorni, perché all'inizio i soldi non entravano e io dovevo assolutamente guadagnare. E la cosa chiaramente non mi ha divertito, ogni tanto magari a Capodanno sarei andato volentieri a festeggiare con gli amici o qualche domenica al cinema, ma non mi è pesata più di tanto, ecco, questo è il fatto. Allora, i colpi di fortuna che io ho avuto e sono notevoli e che mi hanno permesso di arrivare fin qui oggi, se no non ci sarei arrivato, però vanno accompagnati contemporaneamente dall'impegno, come dire, di saperli cogliere. Ecco, quando arrivano non è che uno dice no, un momento, però adesso io devo andare al mare 15 giorni perché ho le vacanze. Questo sembra niente, mi rivolgo ai giovani miei futuri colleghi, però ecco, chiedetevi se avete la vostra compagna o il vostro compagno sono pronti a sopportare una cosa del genere, perché non è facile. Non è facile dire... È una scelta di vita, è una scelta di vita. Eh sì, perché quando tu dici, guarda, io devo finire una storia, per cui io fino a ottobre non posso proprio muovermi.
Però poi la vostra compagna vi dice: sì, ma io ho le ferie dal 15 al 25 agosto. Cioè, non è che in ottobre, perché poi voi arrivate a ottobre e avete finito, oh che bello, allora adesso vacanze, andiamo. E lei dice: ma sei matto, io devo lavorare. Quindi non è banalissimo, ecco la cosa, col tempo può diventare un problema. Naturalmente potete risolvere il problema accompagnandovi con un collega, dopodiché i guai diventano la concorrenza interna e quindi... Non ve lo consiglio, ecco. Però i problemi insomma ci possono essere. Credo che siano problemi molto simili, siccome io qui vedo, scusate ma non posso fare a meno di citarlo, semi nascosto fra il pubblico un grande musicista, temo che siano molto simili a quello del mondo dello spettacolo. Cioè anche nel mondo dello spettacolo la vita è separata dalla vita comune. E forse all'inizio vi sentite degli eroi, quando vi sentite degli artisti. Io mica vado a lavorare alle 8 di mattina come il ragioniere, io sono un artista. Un anno, due, tre, poi dopo un po' sta facendo può continuare, cominciare a pesare. Allora se avete questo entusiasmo, che non è merito mio, cioè io sono nato così, non so come dire, sono così. Ecco, se avete questo entusiasmo questa cosa praticamente non vi pesa. Se invece non lo avete e in realtà volete fare fumetti perché avete visto che ogni tanto c'è qualche grande maestro di fumetti come il sottoscritto che viene invitato qua e là, allora, ma solo per quello diciamo, oppure volete diventare un cantautore di successo che va in TV e che, allora mi verrebbe da dire lasciate perdere. Non vi conviene, vi conviene lavorare in banca, guadagnate di più e fate le vacanze più tranquille, ecco, assolutamente. Vittorio, una cosa importante che tu raccontavi è che questo lavoro quotidiano che hai cominciato a fare ai tuoi inizi, e siamo sicuri che data l'importanza e anche il respiro dei tuoi lavori continua a essere così disciplinato, però ha un grande passo precedente, preliminare. Il disegno è solo il punto d'arrivo, la tavola è il punto d'arrivo, perché nei tuoi grandi romanzi grafici di Max Friedman, di Jonas Fink, c'è soprattutto in partenza un grandissimo lavoro di scrittura. Ecco, a questo proposito stavamo parlando proprio prima dell'inizio di questo incontro, per un po' per schematizzare e per diciamo ragionarci un po' sopra, io distinguevo due modi diversi di fare fumetti, naturalmente ci sono anche mille modi ibridi, un po' di qua, un po' di là, ma insomma un modo che è fondamentalmente suggestivo, cioè si basa sulle suggestioni delle immagini capaci di trasmettere emozioni anche molto forti, ed è un modo che lo avvicina molto diciamo alla pittura in qualche modo, ecco. E un altro modo invece, che è poi quello che pratico io, che è un modo invece narrativo, cioè che racconta una storia, vuole raccontare una storia e raccontarla non solo con le parole ma anche con le immagini. Allora in questo caso, cioè, della parte o della scelta di fumetto suggestivo, e parlavamo prima, un esempio fra tutti, Lorenzo Mattotti, bisogna essere molto bravi come pittori, per intenderci, cioè bisogna padroneggiare le immagini singole, ecco. E con Lorenzo, con cui ogni tanto appunto ci troviamo e ci scambiamo, lui mi diceva spesso che le idee per i suoi fumetti nascevano quasi sempre da un'immagine che gli dava certe emozioni e dopo, come dire, produceva quasi di conseguenza come filiazione le altre. Nel caso mio invece non è così. Fin dall'inizio, addirittura dai primissimi fumetti che io ho fatto, che ho proposto agli editori e che giustamente mi sono stati rifiutati perché erano proprio brutti. Rivedendole adesso sarebbe da vergognarsi, ma
in realtà, anche rivedendoli adesso, il disegno era veramente, cioè, per essere buoni, immaturo. Ma spesso la trama invece funzionava. Non me ne vergogno, ancora adesso non me ne vergogno. Cioè, la storia che c'era sotto non era male, secondo me, naturalmente. Allora, io parto sempre da una, diciamo, necessità narrativa. Io voglio raccontare una certa storia. E il disegno deve servire a raccontare quella storia. Non deve essere necessariamente il disegno più bello che sono capace di fare. Io mi illudo di essere capace di fare anche disegni migliori di quelli che compaiono nelle mie tavole. Però faccio quelli che servono per raccontare la storia. Dopo vi farò vedere alcune immagini anche per chiarire un po' questo concetto di differenza fra fumetto appunto suggestivo o narrativo. Vorrei anche aggiungere però una cosa, anche per chiudere in un certo senso l'argomento. Passati i primi anni iniziali, adesso io lavoro tanto, ma non più come allora. Se Dio vuole, le notti in bianco non le faccio più, non mi sento più l'eroe del fumetto. Ci sei arrivato. Adesso, no, non è che sono arrivato, è che adesso mi stanco di più e la sera voglio dormire. Ecco. Ma so ormai per esperienza che quando davvero mi impegno a raccontare una storia, presumibilmente ci metterò qualche anno. Perché i miei tempi di lavoro sono questi, poi se volete ve li scagliono anche in dettaglio. Ci metterò qualche anno, allora qualche anno è qualche anno, 2-3 anni. Nel caso specifico la storia qui, che sto quasi per finire, ci sto lavorando da 4 anni. Allora prima di dire ok, adesso mi imbarco in questa avventura che mi costerà 4 anni di vita, soprattutto la mia età, e ci penso 4 volte, che ne valga davvero la pena. E allora, di solito, prima di immaginare una storia, addirittura prima di immaginare una storia, arrivano 2 o 3 sollecitazioni, diciamo, concettuali. In parte vengono dalla memoria, da qualche viaggio che ho fatto, da qualche persona che ho incontrato, perché no, da qualche libro che ho letto o da qualche fumetto che ho letto, insomma, ma soprattutto vengono, adesso sembra, mi dispiace perché capisco che a sentirle queste parole sembrano retorica pura, vengono dalla situazione del mondo. Cioè, io mi sono deciso a fare una storia che sapevo bella lunga e per finirla ci ho messo addirittura 24 anni, che mi sembra tanto, non continuati, in mezzo ho fatto l'altra roba, per fortuna. Sono usciti a scaglioni, Jonas Fink è finito dopo 24 anni che l'avevo cominciato, ma sapevo esattamente che anche l'ultima parte, quella compiuta 24 anni dopo, com'era prima di cominciare. Cioè era già tutto chiaro nella mia testa, la storia c'era già, era già scritta, ed era originata dalla caduta del muro di Berlino. Quando io vidi quelle immagini alla TV dei tedeschi dell'est che passavano all'ovest, anche a causa dei viaggi che io avevo fatto quando ancora era difficile entrare in certi paesi. Per lavoro, quando facevi, per lavoro, quando facevi l'ingegnere. Esatto, sì, come ingegnere. E ricordo anche delle persone che avevo incontrato, e io mi sono detto, secondo me qualcosa, bisogna anche raccontarla questa cosa. E ho aspettato un po', perché ovviamente io avevo fatto dei viaggi da turista, cioè non è che ci ho abitato mai, insomma. Quindi conoscevo le cose piuttosto superficialmente. In realtà non da turista, le ho fatte da,
da ingegnere, da professionista, che mi ha permesso di entrare in contatto con persone cui che abitavano lì, che vivevano invece qui, che erano i miei colleghi, oltre la cortina di ferro, lavoravano, insomma, oltre la cortina di ferro, Però per un po' mi sono fermato, ho detto adesso qui qualcuno scriverà qualcosa, farà un fumetto su questo, no? Poi ho visto che non ce n'è, c'erano romanzi, naturalmente c'erano già stati romanzi, ma fumetti no. E ho detto, vabbè, ma infatti, tocca a me, purtroppo tocca a me. Quello che si avverte, devo dire, forse soprattutto con Jonas Fink, parzialmente anche con gli incontri di Max Friedman, anche se Max Friedman ha un vestito di genere, che è il vestito della Spy Story, che naturalmente, non so se vi ricordate, chi l'ha letto, chi lo deve ancora leggere, Max Friedman si svolge tutte le tre avventure di Friedman, sono tutte ambientate nell'Europa del 38, nell'Europa e non solo in Europa perché anche in Turchia, nell'Europa del 1938, quindi è come se si entrasse in quell'acqua bollente che era l'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. Con Jonas Fink invece succede subito dopo, racconta dal 1950 al 1968 un racconto di formazione. No, perdonami se ti correggo, fino a oltre il 90, Sì, perché l'epilogo finale arriva... diciamo grande. Praticamente ai nostri giorni, più o meno, da quando avevi iniziato a scrivere. Sì, però l'avevo pensato così, ti ripeto, fin dall'inizio, subito. Cioè questo vale in generale, se voi, secondo l'architettura narrativa deve essere voi chiara, se voi fate un fumetto di tipo narrativo, io non ho mai capito, beati loro, quegli autori che dicono io comincio però non so bene non so dove andrò a finire, pian pianino la storia mi porterà verso la fine. No, io non ho mai cominciato una storia senza sapere esattamente come va a finire. Mi permetto, Vittorio, il punto che volevo raggiungere è che vedevo una resistenza nell'esprimere quel concetto, però c'è il cuore di fondo che mi sembra come lettore poi di sentire, che dai voce a chi non ha voce in quel momento, cioè magari decidi di spostare magari il punto di vista, forse per empatia, forse per emozione, per cerchi di raccontare così, permettimi, un po' come faceva, no, forse mi viene da pensare anche a Dickens, cioè c'è in Jonas Fink in particolare, nelle ingiustizie subite da quell'uomo, da quel ragazzo e poi da quell'uomo che è un simbolo naturalmente di una popolazione, e la necessità di raccontare quello che normalmente la storia con la S maiuscola non racconta, cioè gli sconfitti, e le storie delle persone che ti sono accanto, che magari non hanno invece un mezzo per essere raccontate. E forse certo, è questa l'urgenza di fondo, certo, che si sente, da cui tu parti? Ma anche un'altra, questo è verissimo, quello che tu dici è assolutamente verissimo, vero che cioè il punto di vista, diciamo così, della storia, che anche è ambientata in tempi e in luoghi precisi, però è sempre, non è mai il punto di vista dei potenti o il punto di vista anche dei testimoni qualificati, ma loro hanno già lasciato la loro testimonianza, sicuramente non c'è bisogno che vada aggiungere io, che sono anche meno bravo. Quindi quando c'è stato Steinbeck che ha scritto gli articoli che mandava negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è molto più bravo di me, oltretutto lui c'era e io no, quindi non mi si... Però invece delle volte non c'è la voce di quello che non voleva esserci, che in realtà c'è capitato lì perché c'è capitato in mezzo. Io nel mio studio ho ritagliato un articolo, un vecchio articolo di Umberto Eco, dei tempi ancora del terrorismo, delle Brigate Rosse, eccetera, che ricordo che il titolo, ricordo, era "Perché ridono in quelle gabbie?" E si parlava dei processi politici di allora in cui negli anni di piombo, negli anni di piombo venivano rifiutati
i tribunali, se non veniva riconosciuto. Non veniva riconosciuta l'autorità dello Stato. Esatto, l'autorità dello Stato. E lui su questo in realtà scrive una cosa che io condivido pienamente, e cioè cercava di definire chi sono gli eroi. Ora, gli eroi, i veri eroi, secondo me, quelli a cui io vorrei dare voce, sono quelli che non vorrebbero affatto essere degli eroi. Vorrebbero essere da tutta un'altra parte, vivere tranquilli, ma si trovano, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, in situazioni e in circostanze in cui sono loro a dover prendere delle decisioni, a doversi caricare di responsabilità che farebbero molto volentieri a meno di dover assumere. Sono quelli che proprio, e purtroppo, gli tocca perché in qualche modo o sono costretti dalle circostanze o sono costretti dalla loro coscienza o sono costretti da un mix di tutte e due, ma se potessero essere da un'altra parte, hai capito? Cioè, sono proprio quelli che non vogliono essere eroi. Allora la mia idea sarebbe di dare voce a questi, però con un'avvertenza, anche questo che è uno scrupolo dico uno scrupolo da storico, per fortuna spero che qui non ci sia nessuno storico, perché subito mi direbbero ma lei non è uno storico, ed è vero, però rispetto alla storia che noi conosciamo o che noi anche ignoriamo, sono state fatte nel corso, io credo, nel corso dei secoli, moltissime semplificazioni, anche perché effettivamente è più comodo, si impara meglio, insomma, no? Ma queste semplificazioni hanno portato a una visione falsata, secondo me, della realtà, troppe volte falsata. Allora, il mio tentativo, sia con Friedman che con Jonas Fink, che in generale con quello che faccio, è di cercare di ristabilire le ragioni degli attori della storia, anche quelle ragioni che io non condivido, anche di quelli che per me sono avversari, ma c'erano delle ragioni, non si comportavano a caso. Cioè non è vero che, secondo me, non è vero che Hitler era Satana diventato uomo, no, era un uomo che interpretava certe spinte del suo tempo che sarebbe bene conoscere, anche per eventualmente riconoscere se certe spinte sotto forme nuove si ripresentano anche oggi. Ripetere. Non si sa mai. Ecco. Allora, cercare di capire anche perché e come agisce l'avversario. Questo è un tentativo che io ho fatto in particolare in un'altra storia di Friedman, se vuoi, che si chiama No Pasaran, è ambientata durante la guerra civile spagnola, e che è la causa, e adesso così potete capire bene le ragioni delle mie ispirazioni, dei 24 anni di Jonas Fink. Perché io ho lavorato alle prime due parti, una dietro l'altra, poi accidentaccio, non è l'aspetto più grave, sono d'accordo, è scoppiata quella che io chiamo la guerra civile in Jugoslavia. E quello è un altro paese dove io ho viaggiato, dove conosco gente, dove mi è parso subito una cosa assurda. Cioè, guerra, Croazia, Bosnia, assedio di Sarajevo, delle cose incomprensibili, apparentemente incomprensibili come cause. Allora, mettendo assieme quello che io consideravo una guerra civile all'interno di una popolazione che in realtà, secondo me, era largamente coesa, unitaria, c'erano mille motivi di separazione, ma adesso voglio dire, se tu prendi un personaggio che nasce e vive a Treviso e gli chiedi che cosa pensa di un napoletano, forse qualcosa bisognerà censurare. Quindi c'erano delle divisioni. In Slovenia sicuramente erano convinti di mantenere quelli del Montenegro. Però con No Pasaran tu hai raccontato una guerra civile spagnola
raccontando la guerra civile che succedeva in quel momento, che era la guerra civile nei Balcani. Sì, no, non raccontando quella. Io ho cercato di raccontare la guerra civile spagnola il più possibile fedelmente certo. All'epoca, ma la ragione che mi ha spinto a mollare Jonas Fink a metà, a due terzi, e a intraprendere tutto un altro libro è stata la guerra nei Balcani. Quando ho sentito l'assedio di Sarajevo, che è stato il più lungo assedio nella storia moderna, insomma, di una città, a me è venuto in mente l'assedio di Madrid per forza. Poi tutto è diverso, però tutto è diverso, ma qualche cosina. E anche lì mi sono detto: ma c'è gente, figurarsi, che ne so io della guerra civile spagnola, ne so poco, qualcosina non sapevo già, ma insomma soprattutto la mia conoscenza era letteraria, dai romanzi più che dai saggi storici. E ho aspettato anche lì, all'epoca, quando io lavorai a Nopasaran, in Spagna era uscito un unico libro sulla guerra civile, che era però un libro, diciamo così, didattico, un po' come la storia d'Italia di Enzo Biagi, cioè che raccontava i fatti come fosse un libro scolastico, in sostanza. Non era un romanzo, ecco. Era anche un po' viziato dal fatto che ancora c'era il franchismo, ma lasciamo andare. Ecco. E allora anche lì ho detto, vabbè, qui bisogna farlo, lo farò. Sì, è come se cercassi ogni volta la dimensione umana della storia. Sì, per far capire come sono andato, per far capire come sono andati quei fatti davvero e come quei fatti davvero in qualche modo si ripresentano, seppure molto diversi. E ti dirò, quindi ho interrotto quello per dedicarmi a Nopasaran e ci ho messo, credo, per tutta la storia di Nopasaran una decina d'anni, una roba così. Dopodiché ho ripreso finalmente Jonas Fink per finirlo, ma era solo lì, stava in attesa. Quello che sto facendo adesso, dopo riparliamo anche di altre, ma quello così vi do una primizia che interessa a nessuno, ma magari c'è qualcuno che proprio vuole i libri. Adesso io sono da 4 anni su un libro che ha 164 pagine, quindi è un mattone grosso così, e se verrà pubblicato tutto d'un colpo, io non lo so, il libro peserà almeno 1,5 kg. Non sto scherzando, eh? Cioè, recentemente i miei volumi io li ho pesati sulla bilancia, perché pesano, sono proprio pesanti, si fa fatica a tenerli in mano, li devo appoggiare al tavolo, è una roba... Vabbè. Però... Questa storia ambientato, guarda caso, fra il 1938 e il 39. Ancora. Sì, ancora, bravo. E quasi tutto a Vienna. E qui adesso, vi tocca sentire altri, spero di cavarmi in 3 minuti, di conferenza sempre sulle origini, le ispirazioni e le ricerche successive. Dopo guardiamo anche le ricerche successive. Cioè, perché mi sono imbarcato in una storia del genere, la storia più lunga che abbia mai realizzato, sono vicino alla fine, quindi speriamo di arrivarci in fondo, alla mia età, che non è... Cioè, quando l'ho cominciato non ero per niente sicuro, non ero sicuro, bene, ma stava succedendo qualcosa che mi colpiva molto e io sapevo vagamente, ma non avevo approfondito l'argomento, che era successo già una cosa importante dello stesso argomento in quegli anni. Sono andato a approfondire un po' e ho detto, è ok, bisogna che la faccia questa storia. Mi sono messo e l'ho fatto, cioè l'ho quasi finito. Ed è questo: prima della guerra il nazismo aveva come politica rispetto agli ebrei non l'eliminazione, che è stata
varata nel 41 con la famosa conferenza di Wannsee, eccetera, ma aveva l'espulsione degli ebrei dal mondo tedesco, a condizione che lasciassero tutti i loro beni economici, naturalmente in Germania, ma loro personalmente fuori, andatevene altrove. Quando ci fu nel marzo del 38 l'annessione dell'Austria, ci fu un momento in cui molti ebrei austriaci tentarono di uscire dall'Austria e di rifugiarsi altrove, in Svizzera, in Francia, eccetera. E quindi gli stati di allora, esisteva già, adesso è una lezione di cose che secondo me tutti sapete, ma magari c'è uno che non lo sa, quindi ve lo racconto. C'era già una cosa che assomiglia all'ONU e che si chiamava Società delle Nazioni e che aveva sede a Ginevra, nel Palazzo della Società delle Nazioni, che esiste ancora ed è la sede europea dell'ONU. E allora gli stati, non solo europei, si dissero: qui aiuto, sa per esserci un'emorragia di ebrei che scappano tutti, dove li mettiamo? Cioè si calcolava che fossero qualcosa come 4 milioni di persone fra la Germania e l'Austria. E allora fu indetta una conferenza che si tenne sul lago di Ginevra a Evian, che è una ridente cittadina francese, perché la Svizzera disse: no, io non li voglio a casa mia, una cosa così non mi piace tanto, quindi niente Ginevra, Evian, che è lì vicino. Ci fu questo convegno che si svolse nell'estate del 38, durò circa 15 giorni, non lo conosco né in tantissimi, la conferenza di Evian, non lo conoscono in tantissimi, perché alla fine di questi lavori, i lavori erano mirati a definire quali erano, una volta per tutte, per legge e per convenzione internazionale, cioè tutti gli stati si mettevano d'accordo, per scoprire quali erano le caratteristiche che davano diritto all'asilo politico. Cioè, in modo tale che quelli che rispondono a queste caratteristiche li prendiamo, gli altri li respingiamo. Non si misero d'accordo e la conferenza finì con un nulla di fatto. Ma la cosa interessante è che di tutti gli stati che parteciparono, compreso stati dalla lunga tradizione democratica e di accoglienza, dalla Svezia, la Svizzera, gli Stati Uniti, poi naturalmente la Francia, a non finire, solo due si dichiararono disposti ad accogliere dei profughi ebrei. Erano Santo Domingo e Singapore, che era all'epoca, come adesso, una città-stato. Tutti gli altri stati, con i delegati degli altri stati, con motivazioni diverse, si rifiutarono di accogliere questi esuli, che quindi non poterono uscire dal Reich. Beh, ci volevano i visti, quindi se non avevi il visto di ingresso nel paese che ti accoglieva, non riuscivi a uscire. Ora, le motivazioni che sono rimaste a verbale, cioè tutto questo si trova se tu vai a cercare... Questo cioè, è tutto lo studio di preparazione Gli storici hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi tu trovi addirittura i verbali di questo congresso con le frasi riferite al, non lo so, il rappresentante australiano, ad esempio, dell'Australia. Disse una cosa che adesso fa un po' impressione. Disse: noi in Australia non abbiamo problemi razziali e non vogliamo certo importarli dall'Europa. Evidentemente gli aborigeni erano amici dei canguri, non era un problema razziale, c'erano, poveretti, c'erano anche allora. Allora, ma altre motivazioni invece più serie, ad esempio il delegato francese disse: noi non possiamo importare
avevano già delle quote di importazione, non erano a zero. Come oggi. Ma non possiamo importarne di più perché va a scapito dei lavoratori francesi. Questi poi li rubano il lavoro. Allora, credo che non ci sia bisogno di dirvi quali avvenimenti di questi giorni mi ha, e anche di 4 anni fa. Di 4 anni fa, certo. Mi ha costretto a fare questa storia. Quindi questa storia che non c'entra. Cioè, poi se certo. mai la leggerete, vedrete che questa cosa è lo sfondo, non è che stia parlando di però questo. Però è il contesto storico ed è la motivazione. Però è quella che ti spinge lì, è quella lì. Poi è quella a decidere lì. Perché questa cosa di dire. Di beh, sai, adesso per dirtene una che è carina, perché sembra. Oh, mi dispiace, ragazzi, ma io. I miei orientamenti politici non li nascondo. No, è vero che siamo in par condicio, ma non siamo alla RAI, quindi posso dirlo, giusto? Ecco. E, vabbè. Sì, sì, e io non sono Mara Venier. Eh? E io non sono Mara Venier. Ecco, vabbè. No, voglio dire che ci sono delle volte delle frasi dette in quel convegno che sembrano dette oggi da qualche esponente politico. È una cosa impressionante, non è uno scherzo. Ad esempio... gli svizzeri che avevano una lunga, hanno a tutt'oggi una lunga tradizione di accoglienza politica, ma avevano paura di un'invasione, cioè siamo confinanti, quindi qui certo, ce ne arrivano 2 milioni, cioè non lo so. Allora che cosa fecero? E questo devo dire, c'è un pezzetto del libro che riporta, perché secondo me è troppo bello questa cosa. Misero come clausola interna, valida solo per la Federazione Svizzera, che avevano diritto all'asilo politico i direttori o redattori di giornali politici che erano stati chiusi o esponenti politici professionali di partiti che erano stati aboliti. Quelli avevano diritto. Dimenticando che poi se tu avevi un grosso conto in banca in Svizzera, allora poi ne parliamo. Ma lasciamo stare adesso un attimo questo dettaglio. Sta di fatto che se un qualunque profugo ebreo che partiva dalla Germania praticamente senza un marco in tasca, perché li aveva dovuti lasciare là e se no non gli davano il visto di uscita, che si presentava al consolato svizzero per avere il visto di ingresso, gli veniva chiesto, ma lei è un direttore di un giornale che è stato chiuso, lei è un esponente? No, allora ti dispiace. Vittorio, e tu hai, perdonami, però è troppo invitante per non chiedertelo, hai scelto un protagonista. Come? Di questo per è questo sempre nuovo... Friedman. È sempre, ah, è sempre Friedman. Friedman. È sempre okay. Friedman, in qualche... è meno protagonista, è okay. meno protagonista, perché è un po' più corale questo okay. libro. Okay, okay. Però, ecco, allora... E adesso basta, non parliamo più di questa cosa qui perché stiamo davvero andando troppo lunghi, ma ecco, questo viene molto prima di tutto. Del disegno, e, della scrittura. E a volte certo. comporta del tempo. Ad esempio in questo caso non è stato facilissimo trovare le notizie storiche sufficientemente convincenti, perché se volete fare un lavoro... un po' decente, non vi potete fidare di Google, nel senso che il web sì vi dice tante cose, ma non sempre le cose giuste. Allora può essere un ottimo inizio, una buona traccia, punto di partenza, ma dopo bisogna che abbiate abbastanza diffidenza, non so, voglia di perdere tempo, non me lo so spiegare. Io per andare ad approfondire, io mi diverto andare... anche a fare questo, ecco, diciamolo sinceramente, io mi diverto andare a cercare i saggi storici o andare a trovare appunto i verbali eccetera. No. Vabbè, è un'indagine che ha degli aspetti, naturalmente siccome mi interessano soprattutto i fatti storici più nascosti, meno conosciuti. E quelli meno conosciuti sono poi quelli più difficili da esplorare, quindi ci vuole tempo. Dopodiché cominciamo a parlare un attimo di fumetti, perché sennò... certo. Ma infatti quello forse tra le tavole che puoi proiettare, che possiamo proiettare. Allora potremmo provare a mettere la cartella numero 3 e cominciare dalla fine invece che dall'inizio di quello che avevo pensato. Vediamo se si vede.
Vabbè, intanto c'è una tu parlavi di, a proposito di fumetto, siamo in un festival di fumetto, però la premessa storica e anche emotiva, creativa, è ecco, importante. Allora, quando voi a un certo punto avete cominciato a immaginare una storia, perché questa non è una storia, questa è una situazione storica, ma ci mancano i personaggi, ci manca la trama, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, se vi rivolgete a qualcosa del passato, da notare che poi chi si occupa di cinema lo sa bellissimo, il passato è anche 10 anni fa. Cioè un film ambientato nel 2000 è già un film in costume, perché le automobili non sono più quelle, perché vestiti, eccetera, eccetera. Certo. Quindi il passato passa in un lampo, anzi, è già passato adesso il passato. Fatto sta che voi, siccome se volete, se avete la malaugurata idea di voler raccontare una storia a fumetti, vi servono anche le immagini, e se avete, io sono io, è colpa mia? No, ecco, e se avete le... non riesco, aiuto, vorrei andare alla prima immagine, vediamo se te la faccio, o se no anche questa, va bene. Dopo vi mettete alla caccia di immagini d'epoca, eccola qua, che vi servono per la ricostruzione dell'ambiente, per poter disegnare, certo. Per poter disegnare con una certa verosimiglianza. Potete anche non importarvene, perché tanto, come posso dire, il lettore medio, se anche lo imbrogliate un po', e se gli mettete un autobus di Londra a Barcellona invece che questo, che era davvero un autobus di Barcellona nel 38, non se ne accorge di solito. Però il problema è che dà fastidio a me, e in più a me diverte ingegnere, andare a fare ingegnere. Queste ricerche mi diverte. Allora qui io ho trovato questa fotografia che mostra un autobus molto interessante, perché ha la scritta CNT, come vedete, sul muso, radiatore, che era allora il Partito Socialista Operaio, ed è proprio davanti a un palazzo di Plaza della Catalunya, che esiste ancora, anche se è un po' diverso adesso, che era la sede del Partito Socialista. Quindi in realtà questa foto voleva mostrare il palazzo, non l'autobus, ma a me serviva l'autobus. E infatti qua dovremmo vedere, vediamo se riesco, non so più se... Eccola qui. Vedete che nell'ultima vignetta c'è l'autobus, eccolo là. Poi ho capito che devo andare a pilotare di qua. Andiamo ancora avanti? No. Sì, c'è una... questa è una... è abbastanza focalizzata sul protagonista. Sì. Ma sì, ci sono spesso... A proposito di fumetto, a proposito di linguaggio, di arte sequenziale, immagino proprio anche Jonas Fink in particolare, non all'inizio tu non fai un primo piano sul personaggio. Nel momento in cui racconti un protagonista, non lo tratti convenzionalmente da protagonista. Si mischia all'interno dell'ambiente, delle altre persone di scena. Non sempre, però è vero, solito è così. Perché, ecco, la domanda è perché ci sono così tanti esseri umani, poi magari se vuoi puoi trovarci un esempio tu all'interno delle tue tavole, così tanti, le tue tavole sono molto popolate di persone. Ecco, un attimo solo, fermiamoci un momento in questa immagine, che così rispondo anche alla tua domanda. Dove c'è l'aereo lì. Come avete visto, quell'aereo che vi ho mostrato prima è un aereo che si chiamava Rata, il topo, era di fabbricazione sovietica ed era l'aereo da caccia dell'aviazione repubblicana in Spagna. La cosa strana è che in quella foto, io ho trovato la foto di un aereo vero, insomma, dell'epoca, dove c'era sulla coda disegnata Mickey Mouse. Topolino. Non mi è sembrato vero, l'ho subito voluto mettere, però quello che invece ho fatto... e l'ho fatto consapevolmente, vedete nella penultima vignetta c'è un manifesto attaccato al muro, che è targato CNT ed è proprio di propaganda per l'aviazione repubblicana. Ora, la storia di Non Pasaran è costellata di manifesti, potevo anche non metterlo, voglio dire, mi risparmiavo un po' di tempo, cioè tutto più semplice. Tanto chi è che l'ha notato?
voglio dire, credo nessuno, però io l'ho voluto mettere anche per una ragione, perché quella guerra è stata una guerra in cui c'è stata anche una guerra di manifesti, cioè di propaganda, non c'era grafica, la TV, non c'era la grafica, TV. Quindi le immagini servivano da propaganda, come sempre, però l'unico mezzo tecnologico che c'erano i manifesti, e sono stati prodotti dei manifesti durante la guerra civile assolutamente straordinari, alcuni bellissimi. Devo dire, i repubblicani erano più bravi, eh? Gli artisti che lavoravano per la Repubblica erano molto meglio di quelli che lavoravano per Franco, però erano sempre molto belli. Allora, tutta questa ricerca, se voi fate una cosa, diciamo, storica, e volete ambientarla mostrando alcuni aspetti che non sono proprio i più noti, vi porta via del tempo. E vabbè, allora lì, se per caso voi avete la fortuna, come ho io, di potervelo permettere, perché questo è un lusso, ovviamente è un lusso, cioè il fatto di metterci 4 anni a fare un fumetto, certo, è un lusso straordinario, che io mi posso permettere per una ragione sola. A questo, a proposito dei miei giovani colleghi, se io dovessi campare con i risultati dei miei libri in Italia, sarei sotto un ponte. Cioè, io il mio lusso me lo posso permettere, perché per con fortuna mia... Con le pubblicazioni internazionali. Ho pubblicazioni in un mucchio di paesi. Allora, metti... quando li sommo tutti, ce la faccio a campare, ma niente di più. Ti posso... In questa tavola è abbastanza ancora defilato, però vorrei insistere su quell'aspetto, a proposito della... come sono popolati di persone le tue tavole, quasi a dare una voce collettiva. Ancora, ritorno anche alle ragioni quasi etiche che mi sembra che ti muovano dietro, no? Quando non decidi di mostrare un protagonista in primo piano, ma lo mischi insieme agli altri, insieme alla gente comune, alle comparse. Non è una scelta soltanto di rappresentazione realistica, è anche una scelta, certo, morale. Certo. Morale mi sembra una parola grossa, ma insomma è una scelta sicuramente, diciamo così, è una scelta consapevole. Qui ti posso dire un altro piccolo dettaglio assolutamente insignificante, che però conoscono solamente una dozzina di persone. Nei miei fumetti abbastanza spesso compaiono dei personaggi, non tanto spesso, che esistono realmente, sono degli amici. Quel signore che sta parlando al telefono... È un giornalista, tuo è amico. È un giornalista, mio amico, che ha fatto per anni il corrispondente di l'inviato guerra. L'inviato di guerra, sì. L'inviato di guerra. E alcuni degli episodi che sono lì dentro sono anche dei suoi racconti, che secondo me per la metà sono inventati, o meglio, non sono inventati. Diciamo che lui li racconta come se fosse successo tutto a lui. Probabilmente è una raccolta di fatti successi a vari inviati, però vari inviati. Certo che questo mi ha aiutato, anche questo, come i miei viaggi in Spagna e come la mia conoscenza di Barcellona, a, diciamo, a vedere un po' le cose nel retroscena. Cioè, l'inviato di guerra di solito ha una sua fisionomia ufficiale, che voi vedete in TV quando ne intervistano, eccetera. Poi, almeno Marco, così si chiama, mi racconta proprio un episodio della guerra in Jugoslavia, quando durante un bombardamento loro erano, non mi ricordo in quale paesino della Croazia, viene colpito un ufficio che aveva non so come si chiamano, le ricevute, insomma, per il rimborso spese, che volano per aria. E allora lui ha visto tutti i suoi colleghi precipitarsi a recuperare queste ricevute per poter... Quindi voglio dire, ci sono anche episodi un po' buffi. Però, ecco, qui dentro io riverso un sacco di cose, compreso il fatto che quando ci sono invece dei riferimenti, ecco, questa è un'illustrazione, ma insomma, tanto per parlare su questo, dei riferimenti di oggetti. Ah no, ecco, quell'immagine che è venuta fuori mi piacerebbe, ecco, fermi qui per piacere, grazie. Mi piacerebbe
dire che quando io ci metto una sedia, che può essere una sedia qualunque, spesso è una sedia di casa mia, cioè già che ci sono disegno quella lì. Io di solito, ecco, anche questo mi dispiace per deludere, credo, qualcuno, ma io disegno sempre quello che vedo, cioè invento sei poco col disegno. Allora, il fatto è che non sempre quello che vedo sta lì. Cioè la sedia magari la disegno questo, dal vero. Questo le scenografie, manifesti, però sì. È molto importante, insisto sulle figure umane, perché la recitazione dei tuoi personaggi è proprio questo, particolarmente vitale. Di questo particolarmente volevo dirti, no? Di questo volevo dirti. Usi io dei disegno, modelli, come fai? Io disegno solo quello che vedo, ma la situazione sta così. E qui è presente anche la mia gentile signora che potrebbe testimoniare ciò, la verità di quello che vi sto dicendo. Quando io sono al mio tavolo di lavoro, dove sto benissimo, dove sono felice, dall'altra parte del tavolo ci sono i miei personaggi. Io li vedo, ma li vedo perché sono lì, non è uno scherzo, sono lì e stanno agendo come devono agire nella mia storia. Che il mio problema è che io devo spostarmi fino a trovare il punto di vista giusto e sapere se devo usare un teleobiettivo o un grandangolo, eccetera, perché quella scena sia più efficace possibile, sia resa più efficace possibile col disegno. Anche per un altro, per intenderci, trasmetta le stesse emozioni che sta trasmettendo a me, ma io vedo la scena, cioè lì è reale, sono lì e si stanno parlando come erano, stanno parlando fra loro e in questo momento mi stanno aspettando nello studio perché io devo andare a finire là. E sono lì che sono anche un po' nervoso. Beh, un applauso, questo ma me è così, vi assicuro. Io... Infatti, tra l'altro, è interessante come in scena i personaggi, se vuoi puoi farci vedere alcune delle tavole, ci sono personaggi spesso di spalle, di quinta, come succede nella vita reale, non tanto a favore di macchina sì. O a favore di allora, teatro. Guarda, insomma, no? Questo è vero, hai ragione, io sono un grande mangiatore di cinema. Vedi, quindi... nella vignetta centrale sono di spalle, in basso a sinistra sono di spalle. Ma perché? Adesso tu ti spiego perché. Quella scelta è così, lì, in quella vignetta per e non esempio, in altro. Per esempio. Lì mi interessava far vedere quella insegna che c'è sul muro, perché se riusciamo a vedere l'immagine precedente, quella della fotografia, questa, voi vedete che quell'insegna sul muro è uguale a certo. Quella che c'è lì. Ora, quell'insegna è in un angolo del barrio gotico di Barcellona e c'è ancora. Quella foto che avete visto in bianco e nero si riferisce al maggio del 37, quando ci fu una guerra civile nella guerra civile, fu una cosa tremenda, scontro fra anarchici e comunisti per semplificare, e c'erano le barricate per la strada e c'era quella barricata vicino alla pasticceria Fargas con quella bellissima immagine. Io prima vidi l'immagine reale a Barcellona. Quando l'ho visto io c'era anche la pasticceria. Mi hanno detto recentemente che la pasticceria non c'è più, però c'è ancora la targa. L'insegna. Ma, io avevo trovato la foto quando mi ero messo a lavorare davvero, dico, caspita, questa ce la metto perché è bellissima, davvero, è bella quella insegna. Poi mi è venuto il dubbio però, l'avevo fotografata io a Barcellona perché era troppo bella e la volevo mettere, volevo disegnare, però dopo mi è venuto il dubbio e se per caso, siccome a Barcellona ci sono molti negozi, diciamo, finto liberty, nel senso che sono stati fatti 20 anni fa, certo. Ma visto il modernismo di Barcellona, come sapete, Gaudì, eccetera, bene. Magari non c'era, magari è una replica moderna. Quindi l'ho disegnata solamente quando ho trovato quella foto del 37. Ho detto, allora adesso
la devo disegnare per forza. E quindi i due personaggi devono essere piccoli, perché vi voglio far vedere l'insegna. In realtà anche perché, questa è un'altra delle cose, se vuoi, in cui non sono d'accordo con molti miei colleghi, però va benissimo, soprattutto in Francia. Adesso, siccome c'è un mercato cospicuo di originali, e siccome queste tavole, come voi vedete, ci sono diversi balloon che sono bianchi, quindi dal punto di vista dell'apprendimento grafico, sono dei buchi. E allora si sta diffondendo l'idea di finire le tavole senza balloon e mettercele dopo, magari al computer. Ma dove mettete un balloon non è indifferente. Cioè non è che il balloon si può mettere a casaccio in un punto qualunque di una vignetta. Un balloon va messo lì, perché quello che va letto, cioè per noi che leggiamo dalla sinistra a destra e fondamentalmente dall'alto in basso, va messo lì. Per i giapponesi alla rovescio, ma lasciamo andare. Ecco. Certo. Quindi per me la parte della composizione. Fa parte della composizione, certo, perché fa parte della narrazione. Allora adesso, già che ci siamo, che il tempo stringe, io vorrei passare un attimo, se possibile, alla non mi ricordo più, a quella cosa che, quella cartella che si chiama Narrare col fumetto, mi pare, una cosa così. Io avevo preparato una specie di scheda didattica, eccola qua, una scheda didattica. Partiamo dall'inizio. Adesso, questo è molto semplice il concetto, cioè la situazione è la stessa, ci sono due persone, uno dice all'altro vieni anche tu e l'altro risponde no, credo di no. Ecco, qui ci sono messi alcuni modi, non tutti, per raccontare questa situazione. La cosa interessante, che è specifica del fumetto, secondo me, è che ogni soluzione è legittima, una in senso narrazione diversa. Cioè quella, la 1, risolve tutto in una vignetta. È velocissima la risposta. La 2, sono già in due. La 3, fra no, credo di no, c'è una pausa. Quasi cioè, è un pensiero, ci pensa, un dubbio. In qualche modo esatto. Ci pensa. Vieni anche tu, no, pausa lunga, credo di no. Poi ce n'è un'altra, se andiamo a quella, eccola qua. Ancora ce n'è. Questo a proposito dei punti di vista. Vieni anche tu, no, credo di no, è la prima soluzione. Però io potrei fare un campo lunghissimo. Vieni anche tu fuori campo, no, credo di no, una figurina laggiù in fondo e così sappiamo che sta in riva a un lago. Oppure, vieni anche tu, no, credo di no, primo piano e allora lì indaghi per forza sulla reazione psicologica, lo sguardo, della risposta, certo, di questo tipo. Vieni anche tu, no, credo di no, li metti di fronte il profilo e qui indaghi tutte e due, sempre psicologicamente. Mentre l'ultima, dove il primo interlocutore, quello che fa la domanda, è solamente una sorta di cornice, quindi la faccia non si vede, quindi non puoi rendere l'emozione. È più inquisitorio, però. È l'altro, casomai, che tu puoi, su cui puoi porre attenzione. Allora, certo, questo è un esempio per dire questo, che il fumetto narrativo vi obbliga a scegliere come disegno non quello che vi riesce più facile, e neanche, come posso dire, quello che viene, che alla fine sarà più bello, ma è quello che vi serve a seconda della narrazione. E voi vedete che, pur avendo le stesse battute, qui sono tutte cose diverse, che assumono un significato diverso. Allora, diciamo così, in tutte le mie pagine c'è più o meno un lavorino così, dietro. Anche quando comincio finalmente a disegnare, ecco. Ma naturalmente prima di arrivare a disegnare la pagina c'è molto altro, e allora adesso proviamo a fare qualche scarabocchio, tanto per fare spettacolo, per dire che cosa c'è altro. Allora, voi avete scritto una sceneggiatura, facciamo proprio una... Sì, un esempio, una dimostrazione. Esempio. Avete scritto una sceneggiatura. Se possiamo, quindi, mandare naturalmente, grazie. Quindi
sapete quali sono i personaggi in gioco, va bene? Allora, ce n'è uno, supponiamo, che conoscete già, perché è un personaggio che è già ricorre, diciamo, qui siamo a livello scarabocchi, ovviamente, e precisamente questo qui per caso... Attenzione alla mano sulla fronte, Vittorio, perdonami. Scusate, questo qui dovrebbe essere circa Friedman, il quale purtroppo, avendo deciso, chissà perché, che abbia barba e la baffi, barba. Mi tocca fare un sacco di segnini, se non l'aveva facevo prima. Sì, il chissà perché è presto detto, perché sembra quasi un autoritratto di testimone involontario della storia. Anche su questo c'è una piccola precisazione. Chi mai ha conosciuto Ugo Pratt o visto qualche foto si probabilmente si è reso conto che Ugo Pratt era uguale a Corto Maltese con 50 kg in più, ma uguale, cioè non, la stessa faccia, gli stessi occhi, la stessa, E questa cosa nasce non solo dal narcisismo, anche dal narcisismo, lo confesso, ma anche dal fatto che gli autori di fumetti sono molto più poveri dei pittori, diciamo, dell'età classica, che si potevano permettere dei modelli. Noi no. E quindi vi riguardate. Non lo so. E quindi come fai, se vuoi vedere certe cose, ti guardi allo specchio. Allora, qui ci sarebbe un altro argomento che vi sfioro, vi dico solo il titolo, perché richiede almeno un altro mese. Un tempo che non abbiamo, ecco, purtroppo. Ed è... In base a che cosa voi riconoscete una persona? Nel senso che se voi fate un fumetto con un personaggio, sarebbe corretto rispetto al lettore che quel personaggio fosse riconoscibile nelle varie pagine, non che improvvisamente non sai più chi è. E però non è così facile, allora il trucco spesso di fare questo, il trucco spesso è di aggiungere occhiali, barba, baffi, dargli cose, una caratterizzazione, naso tipo Zanardi, naso a becco, non lo so, cose così. Un segno grafico. Bene, certo. Ecco. La cosa va un po' in crisi quando invece voi dovete disegnare, ad esempio, un personaggio femminile, perché magari il personaggio femminile volete che sia una ragazza carina, cioè non proprio questo mostro. E lì lo specchio non vale. Allora, lì uno lo specchio non vale. Due, no, ma non vale mai, nel senso che vale come espressione, non come lineamenti, ovviamente. Ma il problema è che mentre un volto irregolare è facilmente disegnabile e riconoscibile, un volto molto regolare è uguale a un altro volto molto regolare. È più evanescente. Molto difficile da rendere, allora, da rendere riconoscibile sempre. Allora, qui ci mettiamo, dico per dire... E con questo concludiamo, purtroppo. un altro personaggio femminile qualunque, diciamo, che ha accompagnato Friedman, in realtà... Nella prima storia di Friedman, che nella è Rapsodia ungherese, e il personaggio è una ragazza abbastanza giovane con le lentiggini e con i capelli bruni, così, e che portava un basco. Siamo negli anni in cui spesso le ragazze portavano un basco. Ora, io avrei voluto farvi vedere molte altre cose che avevo ovviamente ci voleva preparato, un pomeriggio. Ecco. Però questo è per dire che mentre questo personaggio, in un certo senso io lo conosco già e non ho grossi problemi a disegnarlo, la ragazza, la signora, la ragazza, sì, che compare nel nuovo libro, è un personaggio che io non conoscevo prima, compare qui per la prima volta. Io l'ho conosciuta
quando è venuta in studio a trovarti in studio e volutamente, siccome ci sono sempre queste belle ragazze, belle ragazze, ho voluto farla non troppo bella perché mi sono stufato che siano tutte, non ho capito perché. Bene, allora questa ragazza che si chiama Miriam l'ho dovuta cercare, come è fatta, e questo vale per tutti i personaggi che compaiono la prima volta. E allora lì riempio fogli su fogli cercando un volto, come fatto un volto, un profilino, ad esempio questo è un profilo, mi pare, abbastanza regolare. Ti puoi spostare poco poco sulla tua destra? Ah, scusa, scusate. È un profilo abbastanza regolare e dopo diventa uguale a un altro profilo regolare. Allora, no, così non va bene. Allora, come è diventata questa? È diventata con un naso un po' aquilino, così. Poi, questa è grosso modo Miriam. Un po' irregolare. Non è, cioè, vuol dire, non è proprio questo, non è questa cosa orrenda che non si può guardare, ecco. Però non è esattamente questa, non ha la, non solo, ma i capelli sono così. La coprono un po'. Ma questo disegnino qui che adesso vi sto facendo, questo schizzo veloce, non è il primo schizzo. Questo probabilmente è il centesimo che ho fatto. Prima avevo un altro naso, un'altra cosa. Allora, quando voi siete... quando io sono impegnato in una storia, c'è questa cosa buffa, davvero, su questo concludiamo, stai tranquillo, che per ogni tavola normalmente ci sono, poi sarebbe da parlare della composizione delle tavole, delle certo, vignette, regia, eccetera, eccetera. Diciamo che per ogni tavola stampata ci sono almeno 50 fogli scarabocchiati, come minimo, quindi un pacco di roba così. Ma la cosa strana, che io ancora adesso non mi capacito, non mi so spiegare, è che io provo, a volte faccio poche prove, a volte ne faccio 30, 40, ma è quella signorina che sta lì, che mi dice, ah guarda, quella è la mia faccia. Cioè io non lo so, non sono io che decido quando la faccia è quella giusta. Quando il personaggio si veste nel modo giusto, me lo dice lui, è una cosa stranissima. Così come mi dice, io scrivo una volta solo nella mia vita, ho fatto all'inizio del mio lavoro una sceneggiatura battuta a macchina, non c'era ancora il computer, talmente precisa che l'ho battuta a macchina, l'ho seguita credo fino a pagina 4, poi ho modificato, non l'ho mai più fatto. Perché delle volte quei signori che stanno lì davanti mi dicono anche, guarda che io non parlo così, questa cosa io non la dico, mi rifiuto di dire questa battuta e mi suggeriscono loro la battuta giusta. Ecco. Come questo avvenga, naturalmente magari quella giusta era quella che pensavo io e mi suggeriscono quella sbagliata, se io non lo so. Come questo avvenga? Come questo avvenga non lo so, cioè non ti so spiegare. Come mai succeda questo, che quando un personaggio comincia a funzionare, chiamiamolo così, prende vita, assume una vita propria che mi costringe spesso a modificare quello che avevo pensato all'inizio. E questo succede. Non, però se uno mi dicesse come faccio a fare questo, io non te lo so dire. Succede, succede, solo questo. Grazie, grazie mille a tutti. Oh, naturalmente, se lunedì non avete niente da fare e martedì non avete niente da fare e mercoledì qui possiamo passarci le giornate prima di esaurire l'argomento. Vittorio quindi, Giardino, grazie, grazie, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Come, ecco, grazie. Come vedete, se all'interno di una poetica grande come quella di Vittorio Giardino, se pensavate di carpire qualche segreto, è come liberato. Il segreto ancora rimane vivo, è ancora tutto da leggere, però una cosa sicuramente abbiamo capito, che non ci si deve accontentare e che soprattutto ci vuole tanto,
tanto tempo, pazienza, studio e lavoro dietro. Ed entusiasmo. Basta quello, tutto il resto. Basta l'entusiasmo, tutto il resto poi non pesa più, non viene da solo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a Vittorio Giardino.